Passiamo ora al rivestimento della doccia. Per eseguire un buon lavoro, dobbiamo applicare due mani di una guaina elastica sulle pareti della doccia. In questo modo isoleremo dall'acqua i muri sottostanti. Il nostro consiglio è quello di applicare prima del nastro di carta a piombo lungo i bordi esterni, avendo così, una volta tolti i nastri, dei riferimenti per la posa delle piastrelle. Questo prodotto può essere applicato a pennello o a spatola. Se vi ricordate, abbiamo raggiato prima le pareti per avere un buon supporto, specialmente sopra la doccia, proprio per questo motivo. A questo punto non ci resta che applicare nell'angolo della doccia contro la parete del silicone apposito per sigillare la fessura che rimane di solito proprio in quello spazio. Così facendo chiuderemo ogni fessura prima di piastrellare la doccia, dato che è uno dei posti sempre a contatto con l'acqua. Una volta che abbiamo fatto asciugare il tutto, possiamo procedere ad applicare le piastrelle. Per piastrellare il bagno useremo sia pavimento che rivestimento della colla bianca a scivolamento verticale nullo, che ci renderà più semplice stendere la parete, lasciandoci il tempo per applicare le piastrelle con attenzione. Per rendere più semplice la separazione dei lavori, abbiamo deciso di farvi vedere tutto il lavoro che occorre per piastrellare la doccia. Ma prima di questo abbiamo piastrellato il pavimento e solo dopo i rivestimenti. Applichiamo la colla con una spatola dentata. Il lavoro più complesso quando si posa un rivestimento è quello della prima fila da applicare, che è la parte più importante, dato che dovremo fare molta attenzione a posarla in piano. Per i rivestimenti a parete conviene segnare prima a muro l'altezza di tutta la prima fila, perché la parte più complessa è avere ogni rivestimento in linea con quello della parete a fianco, per la buona riuscita del lavoro. Per questo lavoro ci aiutano ancora i nostri piani a parete, che abbiamo segnato con la canna dell'acqua dei livelli. Con una bolla lunga controlliamo che il filo superiore della prima fila sia in linea. Se c'è qualche imperfezione negli spigoli di alcune piastrelle, possiamo regolarli con dei piccoli cunei di plastica che ci aiutano a sistemare il tutto. Ovviamente, ricordatevi sempre prima di iniziare a posare dei rivestimenti di coprire bene le superfici a terra per non rovinare piatti, docce e rivestimenti. A questo punto possiamo procedere a posare una fila alla volta sopra le altre, applicando la colla con la spatola dentata, regolando con i cunei gli spigoli e con una bolla controllare ogni tanto il nostro lavoro, specialmente dove dovrà essere posata successivamente la parete della doccia. Ora andiamo a vedere la posa del pavimento. Come per i rivestimenti a parete, utilizziamo anche in questo caso della colla bianca per piastrelle. La colla va prima stesa sulla superficie che ci interessa con la cazzuola, formando uno strato uniforme, e successivamente andiamo a creare delle righe con la nostra spatola dentata. Esistono spatole dentate con differenti spessori per i dentelli, per creare all'occorrenza uno strato uniforme di colla dello spessore desiderato per la posa delle piastrelle. Stendiamo poca colla alla volta per riuscire ad utilizzarla mentre è ancora fresca, applicando correttamente le piastrelle a pavimento. A questo punto, con la colla appena stesa sulla superficie, iniziamo a posare le nostre piastrelle, appoggiandole delicatamente ed iniziando a verificare la corretta linearità anche con una bolla. A questo punto possiamo utilizzare i tiranti e i cunei di plastica per posare correttamente, con meno difficoltà, le nostre piastrelle.
Questo sistema tiranti e cunei è molto utile specialmente su piastrelle di grande formato, dove risulta complesso riuscire ad allinearle correttamente l'una con l'altra, soprattutto nei pavimenti ad effetto legno in gres porcellanato. Ovviamente, posando le piastrelle con questo sistema, dobbiamo necessariamente lasciare un minimo di fuga per via dei tiranti, che possono avere uno spessore minimo di 1 mm. Nello stesso modo, continuiamo a posare una dopo l'altra le nostre piastrelle, fino alla chiusura a parete. Questo sistema di posa è inserito anche in un nostro vecchio video che vi consigliamo di andare a vedere. Le piastrelle che stiamo posando hanno dimensioni di 60 x 15 cm per uno spessore di 8 mm. Ricordiamoci di spolverare per bene le superfici prima di stendere la colla e di non bagnare perché potrebbe renderci tutto molto più complesso. La tecnica di posa che abbiamo utilizzato per il nostro pavimento è chiamata a correre. Infatti, ogni fila ha differenti partenze e ogni fuga rimane così sfalsata l'una all'altra per rendere l'idea di un pavimento in legno. Di solito per posare a correre si inizia con due file arrivando fino in fondo e con le tagliate finali si ritorna da dove si è partiti utilizzandole come partenze per altre due file. Ricordiamoci, prima ancora di posare le piastrelle a pavimento, di tracciare e quindi di inquadrare all'interno della stanza il disegno del nostro pavimento, prendendo tutte le misure del caso e tracciando le linee guida con una matita oppure un battifilo in polvere. Un altro consiglio che vi diamo è di tenere vicino durante la posa un secchio di acqua pulita ed una spugna e mano a mano che posiamo le piastrelle tenerle pulite, che ci servirà per la futura stuccatura. Un'altra cosa molto importante mentre stiamo chiudendo il nostro pavimento contro le pareti è quello di controllare con la bolla che l'ultima fila sia bella lineare, perché dovrà farci da appoggio per i rivestimenti. Non ci rimane che completare tutto il pavimento. Il giorno successivo alla posa possiamo levare tutti i cunei di plastica facendoli saltare con un piede. A questo punto vi consigliamo di coprire per bene tutto il pavimento prima di iniziare i rivestimenti. Dopo la posa del pavimento possiamo applicare tutti i rivestimenti nello stesso modo che avete visto all'inizio di questa parte con le pareti della doccia. Completati anche i rivestimenti, non ci resta che stuccare ogni fuga per completare il nostro lavoro.